Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Buonasera a tutti. Molti mi davano per disperso, perché sono a Malta da un giorno e mezzo, a parte qualche foto, non comunicavo niente, sono ancora qui, sono in giro per Malta. In realtà il social trip è andato benissimo, perché nel momento in cui ho lanciato l'appello molti hanno risposto e mi hanno aiutato a tracciare una rotta, e ho trovato anche chi mi ha ospitato a Malta. Signore e signori, Domenico. Ciao. Gentile ospite, sono stato a casa sua per due notti, mi ha fatto visitare Malta, mi ha fatto visitare le tre città. Sì, città no? Fortificate. Sono le tre città fortificate, e mi hai detto che se ho bisogno posso tornare a casa tua, ma non lo farò perché stasera si va verso il sud, verso Marshall's Lock, dove la domenica mattina fanno il mercato del pesce. Sarà all'altezza del mercato del pesce di Santo Spirito, dove vivo e faccio un po' di caprelismo, chissà. E soprattutto lui mi ha detto: se hai bisogno ritorna, perché lui non è qui in vacanza, ma Domenico. Io mi sono proprio trasferito qui. Da ormai quanto tempo? Tre mesi e mezzo vivo e lavoro a Malta, definitivamente. E penso che resterò qui un po' di tempo. A 40 anni? A 40 anni ho fatto questo cambiamento. Fuga di cervelli? Fuga di cervelli, sì. Ho lanciato il cuore e il cervello oltre l'ostacolo e mi trovo qui. Nel 2015? Nel 2015 ancora ci sono, si ancora emigra. Ancora le migrazioni. Si emigra ancora. I pugliesi vanno via anche da una terra meravigliosa, purtroppo si continua ad emigrare. Uno dirà: perché magari fai un lavoro particolare, no? Sei un avvocato. Sì, sono un libro professionista, e però il cuore mi ha spinto ad andarmene, perché non so, chi è pugliese o comunque in Sud Italia la situazione non è delle migliori, però noi italiani siamo gente forte di cuore, e il rispetto per se stessi, l'amore per se stessi e per la possibilità di un futuro migliore ci spinge ancora ad emigrare, a me come tanti altri immagino. Si emigra ancora. I maltesi non hanno abbattuto il barcone, no, non hanno affondato, non hanno abbattuto l'aereo, niente. No, quindi vuol dire... mi hanno accolto a braccia aperte. Si sta bene a Malta. Si sta bene, uno deve venire a Malta per stare. Sì, è vero, a Malta si sta bene. Lavoro e vivo molto. Sì, ci si entrega subito, mi sono subito integrato con questa realtà. Ok, benissimo. Abbiamo anche la colonna sonora. È bellissimo vedere come le vie dei viaggiatori, le vie dei migranti, come dico, si incontrano sempre. Intanto, niente, dovrei arrivare a Marshall's Lock. Eh sì, è un po' tardi, dovresti muoverti. Che in realtà è a una decina di chilometri di qui, sì, però sì. A Malta 10 chilometri sono un'esperienza mistica, sono come sì. Per la terra è un universo parallelo, come per le persone normali, per i luoghi normali, è come se fossero 200 chilometri. Con questo è tutto, io sono ancora vivo, anche grazie a Domenico, si continua sempre dritto, e vi lascio con questo panorama qui, bellissimo. Ecco, Domenico, oggi ho postato una fotografia, Domenico ha detto che una cosa bella di Malta è che si vede sempre il mare. Sempre, sempre un bar, sempre il mare. Sì, sì. Vabbè, quindi, disperso a Malta, lost in Malta, a presto.